l'amministrazione comunale. Da allora è tornato a svolgere quel
1678, in memoria d'essere stata ivi salvata la patria dai turchi, i cui morti si dice fossero lì sepolti. Certo Ascanio Leone, guardia perticaria, che però figura seppellito non il 3 giugno. Popolo di Fasano, salute! Il giorno 2 del sesto mese dell'anno 1678, 400 musulmani, salpando da Santa Maura e Lepanto, in 5 barcacce da pirati, inaspettatamente approdarono in questi nostri lidi vicino ai fiumi. 100 di essi restarono a guardia delle barche, gli altri 300 discesero alla spiaggia e tra il silenzio della notte al chiarore della luna penetrarono in Fasano ed invasero il borgo non solo e la piazza maggiore, ma pure la vecchia terra. Dall'infrangersi delle porte, dagli ululi di quegli africani, dal fragore delle armi, i cittadini scossi dal sonno e rianimatisi alla difesa si batterono dai tetti delle case, dalle finestre, altri con gli schioppi, altri con pietre. Fingendo i turchi di fuggire, i cittadini li inseguirono nella sottoposta vallata, ove per un'intera ora a corpo, incerti dell'esito, lottarono. Finché caduti vennero di quegli infedeli morti per terra e feriti molti altri si abbandonarono a precipitosa fuga. Più che al proprio valore, i cittadini attribuirono la loro vittoria all'aiuto possente della Vergine Santissima Immacolata e dei titolari della terra, San Giovanni Battista e Santo Stefano. Ricorrendo il glorioso fatto d'armi, vi invitiamo alle solenni celebrazioni per ricordare il valore e il coraggio dei nostri padri. Prima di concludere, quei secoli che precedono il 1678 hanno visto nomi terribili aggirarsi, minacciosi per i nostri mari, Dragut Rais, Vieste, come anche l'assedio di Otranto nel 1480 e ancora fino ai primi del 1800. Per ricordare tutto questo, ma con onestà, ricordando che anche sulle altre sponde gli occidentali andavano a fare altrettanto, vediamo quali sono i prossimi appuntamenti del giugno fasanese. Quindi invito gli sbandieratori dell'associazione Rione Castello di Carugno a esibirsi.
donna che sfiderà poi nel corteo. Saluto. Concittadine e concittadini, visitatori che in questo momento ci onorate della vostra presenza, autorità ecclesiastiche, civili e militari, Presidente del Comitato Giugno Fasanese, Presidente del Comitato Festa Patronale di Fasano, figuranti, tamburrini, sbandieratori, volontari che si stanno impegnando per la riuscita dell'evento religioso e di quello civile e per tutte le manifestazioni che sono in programma. Rivolgo a voi tutti il mio emozionato e grato saluto e quello del Sindaco Francesco Zaccaria, impegnato a Roma a rappresentare la nostra città nella giornata della Festa della Repubblica. Per noi è importante perché il 2 giugno 1678 è una data che ci ricorda una delle pagine più gloriose e note della storia della nostra città, rammentandoci il valore ed il coraggio dei nostri padri. I turchi che avevano a quell'episodio sono legate la festa patronale ed il corteo storico della Scamiciata, rievocativo della vittoria dei turchi. All'abnegazione del Comitato Giugno Fasanese, grazie al suo presidente Lucio Le Grottaglie e ad ognuno degli appartenenti all'organizzazione per questo bellissimo e significativo momento celebrativo.